In studio Veronica Puglisi. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Video Mediterraneo. Apriamo questa edizione con un grave fatto di cronaca. Il comandante dei Carabinieri Gainelli e il capitano Soldano hanno illustrato questa mattina in conferenza stampa a Ragusa i dettagli di un'indagine che ha fatto luce su un omicidio proprio commesso nel capoluogo ibleo. Ad essere uccisa Santa ha trovato l'assassino e il figlio di 48 anni che adesso si trova in carcere a Ragusa. Marco Scavino. Ha ucciso la madre di 79 anni sferrando le pugni a mani nude con ferocia in preda ad un raptus. È l'agghiacciante storia che arriva da Ragusa e la sera del 20 aprile il 48enne Carmelo Chessari rimane chiuso accidentalmente fuori dall'abitazione sulla terrazza di casa. Inizia a chiamare la madre, la 79enne Santa Trovato, che per problemi di salute non sente le lamentele e le richieste del figlio. L'uomo decide di forzare la porta d'ingresso, entra nell'abitazione e in preda ad un raptus si scaglia contro la donna. Un episodio di violenza a cui però pare non essere nuova la donna, secondo i riscontri e le testimonianze emerse dalle indagini dei carabinieri di Ragusa. Il mattino seguente, il 21 aprile, domenica di Pasqua, la donna non si alza dal letto e ha il volto tumefatto, non risponde agli stimoli. Sul posto arriva un'ambulanza del 118 che, constatata la gravità delle condizioni di salute della donna, dispone un trasferimento d'urgenza al Cannizzario di Catania, poi il trasferimento in rianimazione al Garibaldi. La donna, a causa dell'aggressione, ha riportato una emorragia cerebrale causata dalle percosse con il conseguente trauma cranico. La donna si spegnerà nel centro etneo dopo 20 giorni di agonia, senza mai prendere conoscenza. È l'11 maggio. Oltre il coinvolgimento delle strutture sanitarie etnee, i sanitari giunti sul posto hanno allertato anche le forze dell'ordine, perché sin dal primo istante i contorni della vicenda sono apparsi nebulosi. Il figlio della donna, unico convivente e contatto quotidiano dell'anziana, non sapeva infatti fornire spiegazioni delle condizioni di salute della madre. I militari dell'arma, incalzandolo, lo hanno portato a confessare quanto accaduto. Per i carabinieri sono stati mesi di indagine, ma soprattutto di riscontro di dati tecnici e scientifici. Si è aspettato anche l'esito dell'autopsia per poter confermare quanto sospettato dal primo momento e confessato allo stesso tempo dal Chessari. Chessari, che era disoccupato e con la madre viveva della pensione di quest'ultima. All'arrivo dei militari l'abitazione si è presentata disordinata, ma senza elementi che facessero presagire l'aggressione. Così come con ogni probabilità era avvenuto altre volte. Dettagli emersi nel corso della conferenza stampa di oggi al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa. Per i carabinieri è una storia amara, perché se denunciata prima, perché se a conoscenza di quanto accadeva in quel civico di via Cadorna, probabilmente la signora Santa sarebbe stata liberata dal suo aguzzino che lei stessa aveva messo al mondo. L'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa e risponde di omicidio aggravato. E sentiamo adesso le dichiarazioni degli inquirenti a margine della conferenza stampa. Un'intensa attività di indagine, però lui, Chessari, ha confessato subito l'aggressione, i riscontri tecnici e scientifici che avete posto in essere. Sì, il soggetto ha ovviamente pressato dalle domande che ovviamente facevano emergere delle incongruenze rispetto a quanto non riferito o parzialmente riferito, hanno fatto sì che egli abbia ammesso l'aggressione effettuata ai danni della madre. Gli accertamenti successivi all'evento infausto hanno consentito di capire a posteriori, ahimè, che il fatto è seguito a una situazione di maltrattamenti da parte del figlio della signora deceduta, e lascia quindi l'amarezza negli operatori e, insomma, penso a tutti coloro che apprenderanno questa notizia, di percepire che probabilmente se queste testimonianze fossero arrivate prima sotto forma di spunto informativo, quantomeno, probabilmente oggi non staremmo a parlare di un'anziana signora deceduta perché picchiata. Noi abbiamo esperito attività di indagine proprio per ricostruire in realtà anche la situazione dell'ambito familiare in cui versava la donna, proprio per capire se
quell'episodio riconducibile al 21 aprile fosse un episodio isolato o se fosse soltanto uno dei tanti, ed effettivamente è stato così. A livello psicologico, a livello psichiatrico, Chessari aveva presentato già dei disturbi anche in passato di altra natura? No, attualmente noi non abbiamo nessun certificato o accertamenti del genere, quindi probabilmente poi la difesa vedrà quali strategie insomma adottare o quali richieste avanzare. Vivevano della pensione della madre, lui era disoccupato? Sì, sostanzialmente sì, il Chessari era disoccupato. E rimaniamo sempre sul grave episodio accaduto a Ragusa. Il vicinato ha avuto un ruolo importante per la ricostruzione della quotidianità della famiglia. C'è chi parla di violenze conosciute, chi invece descrive i due come una famiglia serena. Sgomento e stupore in via Generale Cadorna, la via dove si è consumato l'omicidio di Santa Trovato al civico 41. Ecco, la vedete, questa è la terrazza dove è rimasto chiuso Carmelo Chessari. La state vedendo, è proprio questa terrazza qui. Prima ha chiamato la madre, ha provato ad entrare all'interno dell'abitazione, poi ha forzato la serratura ed è rientrato dentro e ha iniziato a colpire la madre, come così lui stesso ha confessato ai carabinieri. Il vicinato si dice incredulo, c'è chi pensava che magari il ragazzo potesse essere un soggetto da tenere sott'occhio, c'è invece chi dichiara era una famiglia tranquilla. Lei la conosceva la signora Santa Trovato, la signora che è morta qui al 41? Ah, abito più basso. Ma li conosce? Lo conosco così, di vista. Ma lei pensava che fossero persone sospette? Cosa pensa del figlio? Penso di sì. Cosa aveva visto di strano? Non lo so dire, va. Movimenti strani? Movimenti che a sua mamma ci dava botte, forse. Lei aveva mai notato qualche episodio di violenza nei confronti della donna? No, io non ho visto niente, però per detto di quella gente. Lo conosceva, ma io non ho visto per fare casino, nessuna volta, magari gridare, no. Non aveva notato nulla di strano? No, perché io sempre lo vedevo qua a braccio suo figlio, andava fuori e poi tornavo, non ho visto nessuna volta cose male da loro. No, un ragazzo che non ci ha avuto mai da fare. Ma pensava mai che potesse arrivare a tanto? No. Una famiglia tranquilla, com'era? Per me erano tranquille. Ci spostiamo adesso a Catania. È stata colpita dalle fiamme, pare appiccata in maniera dolosa, la sede scout della GESCI Catania 5 che si trova a Mineo. Il gruppo aveva ristrutturato una vecchia casa cantoniera ottenuta in comodato d'uso e il prossimo 15 dicembre si sarebbe dovuta svolgere l'inaugurazione. Il gruppo scout Agesci Catania 5 ieri ha ricevuto un duro colpo. La struttura che con tanto amore avevano ristrutturato è andata in fiamme. Le cause sono in corso di accertamento, anche se pare siano state appiccate dolosamente. Il gruppo aveva ricevuto in incomodato d'uso una casa cantoniera in Contrada Rocchicella nel comune di Mineo, nel Catanese. La casa per un anno e 6 mesi è stata teatro di ristrutturazioni e lavori messi in atto grazie a tutti i fondi degli autofinanziamenti fatti con i ragazzi degli stessi scout dell'associazione, come lupetti, esploratori, guide, rover e scolte, e sarebbe dovuta essere inaugurata il 15 dicembre prossimo. L'associazione Guide Scout Cattolici Italiani evidenzia come sia stata tolta ai ragazzi un'occasione sana di crescita personale e spirituale. Ancora una volta vengono tagliate le ali a chi vorrebbe volare nel vero, nel buono e nel giusto, dicono ancora. La GESCI Sicilia invece, manifestando solidarietà, dichiara che si tratta di un vero e proprio atto di vigliaccheria, che però non fermerà l'impegno dell'associazione all'educazione dei giovani a essere cittadini attenti e responsabili, oltre che testimoni di legalità. La polizia di Catania ha denunciato 11 persone appartenenti all'area anarco-antagonista dei centri sociali per i vari reati in relazione ad un corteo non preavvisato svoltosi nella serata del 18 ottobre scorso nel centro cittadino. Il corteo è nato a conclusione di 3 giorni di iniziative tenutosi all'interno di un'aula del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Etnea. L'iniziativa estemporanea e non comunicata all'autorità di pubblica sicurezza creò disagi al traffico veicolare, pericoli alla sicurezza della circolazione, visto che diversi automobilisti si sono trovati costretti ad arrestare all'improvviso la propria marcia.
Cambiamo adesso argomento. La grande sfida italiana è quella di affrontare la globalizzazione, capendo che il segreto della globalizzazione è la velocità degli spostamenti. Questo in Sicilia significa migliorare le strade e garantire la continuità territoriale. È uno dei passaggi dell'intervento della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ieri a Catania. È certamente soddisfatta il consenso che arriva dalla Sicilia e da Catania. Per questo la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non poteva certo mancare all'apertura della Tre Giorni di Muoviti Italia, un appuntamento promosso all'Associazione Meridiana, che prevede fino a domani dibattiti, confronti e progetti sulla Sicilia, sull'Italia e sull'Europa, sui temi della politica nazionale e internazionale, con intesti ne acquisti del partito della Meloni, Basilio Catanoso e Salvo Pogliese. Beh, Catania è per noi laboratorio fondamentale, sono molto contento ovviamente quest'anno di partecipare a Muoviti Italia, sono molto contenta del lavoro che Fratelli d'Italia ha fatto soprattutto qui in Sicilia nell'ultimo anno, della classe dirigente che può oggi vantare a partire proprio dalla realtà catanese. La Meloni ha sottolineato poi come occorra pensare ai problemi del Meridione e della Sicilia, dalla continuità territoriale con infrastrutture degne di questo nome alla possibilità di aiutare quelle imprese che decidono di investire al sud attraverso degli aiuti di defiscalizzazione. Non esiste continuità territoriale se c'è la discriminazione per chi deve uscire dai confini nazionali, lo dico io che sarei anche favorevole al ponte sullo stretto, per cui insomma penso che la grande sfida italiana sia proprio la sfida di affrontare la globalizzazione, capendo che l'unico vantaggio della globalizzazione è la velocità degli spostamenti. Però se non c'è questo, sia sul piano del turismo che sul piano della capacità di vendere i prodotti, che sul piano della capacità di spendere le proprie professionalità, non ci sono proprio le opportunità, poiché io credo che la grande sfida del Mezzogiorno sia quella delle infrastrutture. Fratelli d'Italia continua a chiedere un riequilibrio dei fondi infrastrutturali tra nord e sud, oggi il 30% al sud e il 70% al nord, e credo che non vada più bene, e ovviamente insomma per infrastrutture parliamo di infrastrutture materiali e immateriali, quindi ovviamente treni, aerei, strade, internet veloce. Vi ripresenteremo la nostra proposta di detassare le imprese del nord che decidono di aprire una nuova sede al sud, completamente detassate, perché questo crea nuovi posti di lavoro e l'unico modo per creare ricchezza è creare lavoro, però per mettere chi può assumere in condizioni di farlo devi dire a quelle persone che avranno strumenti reali per competere, per tenere quelle aziende aperte una volta che le aprono. Sguardo poi alla politica regionale, è una maggioranza che ogni tanto scricchiola, come verificatosi qualche giorno fa in aula con il voto segreto che ha messo in difficoltà la giunta Musumeci. Posso garantire come sempre che Fratelli d'Italia ha dimostrato sempre la sua massima lealtà, probabilmente c'è bisogno di un maggiore dialogo, ecco, tra la giunta e le forze della maggioranza. Noi su questo insomma cerchiamo ogni giorno di offrire il nostro contributo. C'è da mettersi seduti intorno a un tavolo e cercare insomma di parlare un po' di più, ma sicuramente insomma non sono di Fratelli d'Italia i franchi tiratori. L'allarme sociale è ancora alto, è quanto detto ieri dal presidente della Commissione Antimafia Lars Claudio Fava al Comune di Vittoria per illustrare i dettagli della relazione sull'inchiesta dedicata alle infiltrazioni mafiose al mercato ortofrutticolo. Tanti punti snocciolati da Fava. L'inchiesta presentata da Claudio Fava sulle infiltrazioni criminali nel mercato di Vittoria, redatta dalla Commissione parlamentare antimafia, fa proprie le risultanze contenute nel provvedimento di scioglimento del Comune di Vittoria attraverso un accurato ciclo di audizioni sui meccanismi che hanno dominato il mercato di Vittoria, inaugurato nel 1986 e che rappresenta il secondo mercato agricolo italiano per estensione, con i suoi 246.000 metri quadri e 74 box operativi, e anche per il volume di compravendite, una realtà economica di primissimo piano che da sempre ha attirato gli interessi della malavita organizzata, così come è risultato da numerose indagini. Tra le peculiarità di questo mercato sono state annoverate nella relazione il totale controllo pubblico da parte del Comune, così come è stato rilevato anche dalla relazione del prefetto Filippina Cocuzza sullo scioglimento del Comune di Vittoria. Rilevate inefficienze, criticità e reiterate violazioni delle norme regolamentari dell'ente sotto il profilo della mancata adozione di un sistema di pesa pubblica e dell'omesso espletamento di procedure selettive per il rilascio delle concessioni, nonché per il conferimento dell'incarico di direttore.
Tra i punti della relazione viene menzionato il protocollo di legalità. Dal 1989, anno in cui furono consumati 14 omicidi a Vittoria, viene monitorato il rischio di infiltrazioni mafiose all'interno del mercato. Negli anni successivi, malgrado la diminuzione dei fatti delittuosi eclatanti, la percezione diffusa della presenza di organizzazioni criminali ha portato alla redazione e alla sottoscrizione, nel dicembre del 2014, di un protocollo di legalità atto a disciplinare le attività del mercato. Un documento però che di fatto riscriveva le regole di legalità all'interno del mercato, ma che per essere pienamente efficace avrebbe richiesto un'ulteriore appendice integrativa mai sottoscritta. Altro punto importante è il bando del febbraio del 2015 sull'assegnazione dei set box rimasti vuoti. Nonostante alcuni box fossero stati liberati per irregolarità relativa al procedimento di Voltura, le procedure di assegnazione furono ostaggiate al punto che il procedimento non giunse mai a compimento, nonostante si susseguirono tre commissioni, la prima delle quali fu soggetta a minacce. Gli accessi incontrollati al mercato hanno favorito inoltre la presenza di soggetti che hanno influito su alcune dinamiche illecite di domanda-offerta, con specifico riferimento alle fasi di confezionamento e trasporto. Altro punto, l'assenza del direttore. La presenza infatti di un direttore che andava individuata attraverso una selezione pubblica era prevista sin dall'istituzione del mercato, tuttavia non è mai stato individuato un direttore, nonostante le precise disposizioni contenute all'interno del regolamento e le sue funzioni sono rimaste in capo al dirigente competente in seno all'amministrazione comunale. Altro punto, gli interessi del packaging. In riferimento all'operazione Ghost Trash del dicembre 2017 della DDA di Catania, con cui la Guardia di Finanza ha arrestato, tra gli altri, Giambattista Puccio, ritenuto appartenente alla Stide Cosa Nostra, insieme ad Emanuele Greco, vicino al clan dei Carbonaro, si è rilevata la presenza di un gruppo mafioso di imprese che aveva il controllo sugli imballaggi. Altro punto, i cartelloni elettronici dei prezzi. Nonostante siano stati spesi 2 milioni di euro per il loro acquisto, non sono stati mai attivati. E infine il ruolo marginale della commissione del mercato, svuotata di significato e della sua funzione. Il controllo gestionale restava di fatto nella titolarità del comune e del suo vertice. In conclusione, pur in presenza di un quadro preoccupante, è opportuno evidenziare, ha detto Claudio Fava, che attualmente le infiltrazioni e i condizionamenti maggiori da parte della criminalità organizzata riguardano settori esterni al mercato, seppur allo stesso collegati, settori come gli imballaggi, gli autotrasporti e dello smaltimento dei rifiuti. Casi come quello di Vittoria e del suo mercato, dice Claudio Fava, descrivono in modo nitido la fragilità e l'autonomia del sistema economico in Sicilia davanti al prevaricare delle attività di condizionamento della criminalità organizzata. Ritorniamo a parlare della bocciatura della riforma dei rifiuti all'ARS, perché Claudio Fava, presidente della Commissione Antimafia, risponde agli attacchi del presidente Nello Musumeci. La bocciatura con voto segreto dell'articolo 1 della riforma sui rifiuti fa ancora discutere. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, aveva manifestato tutta la sua rabbia martedì pomeriggio in aula, puntando il dito contro la minoranza, rea a suo dire di non metterci la faccia, preferendo il voto segreto. Ma facendo due calcoli, a votare contro l'articolo 1 sarebbero stati anche dei franchi tiratori della maggioranza. Musumeci è stato molto chiaro, il governo regionale non andrà più in aula fino a quando non sarà abrogato il voto segreto. Ho già chiesto ai rappresentanti del centrodestra nella commissione regolamento all'ARS di richiedere la formale convocazione dell'organo per procedere di conseguenza. Una visione completamente opposta a quella del presidente ce l'ha Claudio Fava, presidente della commissione antimafia all'ARS, che rivolgendosi al presidente Musumeci dichiara: la propria memoria la tiene in tasca quando gli conviene. Il governatore Musumeci ha dimenticato che nella scorsa legislatura fu il centrodestra e il suo gruppo ad opporsi a cambiare il regolamento del voto segreto in aula. Chi brinda e ringrazia sono i padroni delle discariche private, ha detto ancora Fava, in assenza di un piano sui rifiuti che con il disegno di legge presentato dal governo non c'entra un fico secco. Il presidente della commissione antimafia all'ARS ha poi definito Musumeci un uomo pavido e furbo. Pavido perché prendersela con l'opposizione perché viene bocciato un articolo e un suo disegno di legge è cosa abbastanza bizzarra. Se la sarebbe dovuta prendere con i franchi tiratori la sua maggioranza, ma questo determinava parole, scelte di coerenza e di coraggio che Musumeci in questa legislatura non sta assolutamente dimostrando, per cui meglio buttarla in caciara, prendersela con la
con la minoranza come se fosse compito nostro sostenere questo governo. Furbo, perché quando gli argomenti si fanno scottanti e spinosi butta la palla in tribuna. Il sottoscritto ha fatto le domande precise al Presidente, che parla di categorie morali astratte, mentre io parlo di nomi e cognomi concreti. Vogliamo parlare di questi nomi? Gli è stato chiesto. Vogliamo capire per quale ragione i grandi padroni delle discariche private continuano ad essere l'unico punto di riferimento dell'azione di questo governo? Ci vuole spiegare il signor Presidente Musumeci, che nomi non ne fa mai, ma rimanda sempre all'etica astratta, per quale ragione è stata concessa un'autorizzazione ad abbancare 1.800.000 metri cubi in più al signor Leonardi, la più grande discarica che esiste in Sicilia? Ci può spiegare il signor Musumeci per quale ragione al signor Prote è stata concessa una proroga per altri 10 anni per le sue discariche, senza aspettare nemmeno le motivazioni di una sentenza da condannato a 6 anni per fatti corruttivi che riguardano la regione siciliana? Su queste domande non è arrivata alcuna risposta. La palla è stata calciata in tribuna, se la sono presa col voto segreto, con l'opposizione che non permette di governare, e su un tema concreto, come i privati continuino ad essere favoriti da un governo che si limita a disegni di riordino alla governance, ma che non è capace di portare un piano dei rifiuti in aula, su questo Musumeci, furbo e pavido, tace. L'impresa non ha potuto completare il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato in alcune zone della città di Ragusa a causa del funzionamento ad intermittenza nei giorni scorsi dell'impianto di cava dei Modicani, che ha comportato conseguenti rallentamenti nel conferimento, e quanto riporta la nota del comune di Ragusa. Per le utenze non servite nella giornata di ieri, il servizio di raccolta dell'indifferenziato sarà svolto lunedì in concomitanza con la raccolta dell'umido. A denunciare il disservizio il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Alessandro Antoci, che in una nota aveva lamentato anche la mancanza di preavviso che aveva creato disagi ai cittadini. La CISL interviene sui mancati pagamenti degli stipendi dei dipendenti comunali, degli operatori delle cooperative sociali e dei servizi esternalizzati di Modica. Hanno già paventato lo sciopero per il prossimo 18 novembre i lavoratori dell'IGM, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti a Modica. Oggi ad intervenire sul mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, agli operatori delle cooperative sociali e dei servizi esternalizzati è la Fisascat CISL. È una questione drammaticamente seria che non deve dare in alcun modo l'impressione che esistano lavoratori di serie A e di serie B. A dirlo il segretario generale del sindacato Ragusa-Siracusa, Teresa Pintacorona, con il segretario territoriale Salvatore Scannavino. Per i dipendenti comunali si tratta di 2 mensilità, per gli altri devono essere ancora erogati dai 10 ai 18 mesi. Riteniamo che eventuali fughe in avanti sul fronte delle rivendicazioni in questo frangente non servano e che si debba prediligere il più possibile, così come era stato deciso di fare, la strada del tavolo unitario, in attesa che qualche risposta possa arrivare dal vertice convocato dalla prefettura di Ragusa per il 14 novembre, riporta la nota. Se dopo questo ulteriore tentativo non ci saranno risposte concrete, soprattutto da parte del sindaco e dell'amministrazione, non sono da escludere azioni pesanti proprio per mettere in rilievo le gravi difficoltà con cui tutti i lavoratori, nessuno escluso, si stanno confrontando in questo periodo. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al percorso che si è voluto creare e riteniamo che possa essere questo l'ennesimo tentativo di sanare una situazione diventata troppo complicata. Il tavolo unitario formato da sindacati e associazioni datoriali di categoria, conclude la nota, ha fornito la propria disponibilità a questo ulteriore passaggio con l'autorevole guida della prefettura. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. A tra poco! Seconda parte del nostro telegiornale, modifiche temporanee alla viabilità all'aeroporto di Catania per l'inizio dei lavori relativi al completamento del nuovo parcheggio P6. Tutte le raccomandazioni agli utenti su come spostarsi li fornisce la SAC. Partirà lunedì la seconda fase dei lavori necessari per il completamento del nuovo parcheggio P6 dedicato alla sosta lunga all'aeroporto di Catania. A comunicarlo è la SAC. Sono stati completati i lavori relativi alla viabilità esterna dell'aerostazione e riaperta la via Fontanarossa. Gli interventi, che partiranno lunedì fino a giovedì 5 dicembre, interesseranno l'area centrale del sedime aeroportuale, comporteranno la chiusura della via Angelo D'Arrigo e la conseguente chiusura del parcheggio P3 a sosta breve e lunga.
Nelle more del completamento dei lavori, i 14 stalli riservati ai disabili attualmente posizionati all'interno del P3 saranno spostati all'interno del parcheggio P2. Le auto eventualmente parcheggiate in precedenza al P3, riporta la nota, avranno ovviamente la possibilità di uscire liberamente anche nei giorni di chiusura del parcheggio. Ci saranno delle modifiche alla viabilità. L'uscita dal sedime aeroportuale sarà consentita solo dalla via Fontanarossa, nel frattempo completamente riaperta al traffico, e dalla rampa partenze verso la via Santa Maria Goretti. SAC, consapevole dei disagi che questa fase potrà comportare all'utenza, ha stabilito di procedere ai necessari lavori nel mese di novembre, tipicamente di bassa stagione. La società fornisce inoltre delle raccomandazioni agli utenti che si recheranno all'aeroporto di Catania. I passeggeri sono comunque pregati di calcolare i tempi per raggiungere l'aeroporto, tenendo conto di eventuali file che potranno recarsi sulle vie d'accesso a causa dei lavori e degli spostamenti dei mezzi di cantiere, sottolinea la nota. Chiediamo infine di utilizzare i 15 minuti gratuiti all'interno di tutti i parcheggi SAC per accompagnare o prelevare passeggeri al fine di evitare di ingolfare la viabilità causando ulteriori rallentamenti. L'ospedale di Biancavilla può contare su un nuovo reparto di terapia intensiva inaugurato questa mattina. La sanità siciliana fa un ulteriore passo in avanti, ha detto l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. È stato inaugurato questa mattina presso l'ospedale di Biancavilla il nuovo reparto di terapia intensiva. La nuova struttura è dotata di una strumentazione moderna e tecnologicamente all'avanguardia e risponde a tutti i requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale. Con la sua attivazione l'ospedale sarà in grado di garantire prestazioni sanitarie più complesse, servizi ancora più sicuri e un'assistenza adeguata ai bisogni di salute espressi da un territorio più vasto di quello del distretto. La nuova struttura, diretta dal dottore Pietro Ciadamidaro, è dotata di 6 posti letto. Di questi al momento ne saranno attivati 3 per raggiungere a breve la piena funzionalità ed efficienza del reparto, a fronte alle nuove risorse professionali, medici e infermieri, la cui assunzione è già in programma. Si apre la rianimazione dell'ospedale di Biancavilla e la sanità di questa regione fa un ulteriore passo avanti. Nei prossimi mesi e già dalle prossime settimane, in tutte e 9 le province siciliane si inaugurano nuovi reparti. È il segnale di una sanità che diventa sempre più dinamica e dà ragione al rapporto di Svimez, che segnala che tra le regioni del Mezzogiorno la Sicilia è quella che è riuscita a frenare la emorragia di pazienti verso il nord. È un buon modo per concludere questo anno e prepararsi alla pianificazione del prossimo. Ieri a Ragusa, conferenza di presentazione del progetto UNICEF MIUR, scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Si chiama Scuola Amica delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti ed è il progetto promosso nell'ambito delle iniziative previste dal protocollo d'intesa tra MIUR e UNICEF, presentato ieri a Ragusa. Obiettivi: promuovere la cultura e la prassi della tutela giuridica e del benessere dei minori e favorire la conoscenza e l'attuazione nel contesto educativo della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, trattato che quest'anno compie 30 anni e che viene posto al centro di iniziative UNICEF nelle scuole e nelle città di tutto il mondo. L'incontro è stato tenuto dal presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa, Elisa Mandarà, che da anni segue il progetto e che ne è la referente provinciale. A collaborare alla pianificazione della conferenza è intervenuto l'ufficio nono ambito territoriale per la provincia di Ragusa con la nuova dirigente Viviana Assenza e con la referente al progetto Carmela Bucchieri. 15 le scuole della provincia coinvolte nel progetto, di cui 9 hanno al contempo ricevuto l'attestazione di scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti per lo scorso anno scolastico. La presidente Elisa Mandarà è entrata nel dettaglio delle innumerevoli proposte didattiche di UNICEF Italia, come il contrasto agli stereotipi di genere, un programma di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, e ancora l'inclusione, l'ascolto e la partecipazione di bambini e ragazzi, bambini sperduti, che illustra l'azione dell'UNICEF per i bambini migranti e rifugiati, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Momo e il tempo, che centralizza l'ascolto e la partecipazione, invitante a riqualificare uno spazio del territorio, leggere i diritti attraverso immagini e parole, consistente in percorsi di lettura partecipata, il progetto
progetto UNICEF Teatro, realizzato in collaborazione al Teatro Stabile di Grosseto, e poi ancora a scuola con gli scacchi, che utilizza il gioco degli scacchi come strumento educativo. È stata presentata anche la nuova app UNICEF Education Lab, che rende facilmente accessibili le proposte educative a tutti i docenti. Il corpo della circolare dà grande risalto alla ricorrenza dei 30 anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tema che caratterizza anche la proposta educativa 2019-2020 e sarà il fulcro di una riflessione congiunta provinciale delle scuole, di attività e manifestazioni, tra le quali una specialissima avrà anche carattere provinciale. Istituire la consulta giovanile a Modica è la proposta di Cristian Piccitto di Forza Italia Giovani Modica e Giovanni Baglieri di Gioventù Nazionale. La consulta, aperta alle associazioni giovanili e politiche della città, consentirebbe ai giovani di avere un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale e dell'amministrazione, riporta la nota. Chiediamo al sindaco di adoperarsi al più presto per regolamentare l'istituzione della consulta giovanile. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.